Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi vedremo un pezzo della live su Europa Universalis 4, in particolare quella con Uesugi nel tentativo di raggiungere l'achievement Stardust Crusader. Con l'occasione vi ricordo che viene trasmessa in live tutti i lunedì, in teoria alle 21.30, salvo impegni particolari, ma terrò aggiornato il canale Telegram e Discord e Instagram, quindi qualora vogliate essere aggiornati e partecipare alle live, iscrivetevi su Discord, Telegram o Instagram, così che almeno siete aggiornati su quando effettivamente ci sarà la partita. In ogni caso, qua metteremo a pezzi la live, ovviamente con un po' di ritardo, quindi supportate il canale con iscrizioni e mi piace per farmi capire che vi interessa il format e per supportare il canale in maniera completamente gratuita. Intanto vi lascio alla intro, buona visione per il video e alla prossima. Qui possiamo confiscare quando? Dicembre 59, fra 3 anni. Il nostro prossimo nemico per forza è Tokugawa. Però Tokugawa, Osokawa... se magari... Perdiamo 5 ducati. Se magari Osokawa, facendo questa guerra, si rompesse un po' troppo le scatole e poi non entrasse di qui, sarebbe buono. Sarebbe molto buono. Osokawa. Come sta andando sta guerra? Sta vincendo, ma non così tanto. Spero che duri un po'. Soprattutto spero che gli occupino una provincia. Sarà dura, ma se gli occupa una sola provincia, a quel punto poi non entra più. Cioè, probabilmente non partecipa più alla guerra. Bene. Abbiamo occupato, nazionalizzato un'altra provincia. Mese giusto, via. Abbiamo un po' di ribelli, qua i Tachi. E nessuno che riusciamo a far scendere particolarmente. Soprattutto i Tachi e basta. Qui il malcontento a 0, meno 7,8. Sai che meno 7,8 quasi quasi mi abbassa l'autonomia per avere più soldi, tia. Tanto ci sono le truppe sopra. 2 è sopportabilissimo. E almeno ci dà un po' più di soldi. Un ducato 6, infatti. Guadagniamo un ducato 3. Ottimo. Qui poi potremmo... Quanto abbiamo ora di... Truppe massime 9. E se andassimo a prendere un mercenario... Sempre 4, Però per ora riserve ne abbiamo. Non siamo troppo in crisi. Farei altri 2 samurai. E potrei pensare di prendermi i prestiti dei burgers solo per fare il tempio. Però il tempio non lo possiamo già fare? Lo possiamo già fare. Fammi vedere se mi fai vedere quanto guadagnerei. È 0,12, è proprio pochissimo però, Peccato, è morto il reclutatore. Facciamo così, mi servono i prestiti. Ci prendiamo i prestiti dei burgers. Benissimo, così abbiamo un bel 300 ducati e andiamo a fare... Qua da 0,12 che è pochissimo ma serve per la missione, qua da 0,27 che ci guadagniamo. Quanto paghiamo di interessi? 0,27, quindi già solo con una costruzione ci siamo ripagati gli interessi che paghiamo. E poi potremmo migliorare un po' il potere commerciale, no, fa abbastanza schifo. Però... Ah, perché qui giustamente ci siamo già... Allora, Toki ci chiama in guerra contro Tokugawa. Che è quello al quale volevamo dichiarare guerra noi. Sei un maledetto. Sei un maledetto. Entreranno? No, non entra. Non entra Osokawa. È stato molto più rapido di noi. Bravo. A questo punto accetteremo.
Esatto, molto più furbo. Ma magari noi ci facciamo dar questo. No, anche lui la rivendica già. Peccato. Niente, e a sto punto poi dovremmo prima o poi mollare anche Toki. Però a sto punto siamo un attimino fermi. Anche se in realtà potremmo dichiarare guerra a Hosokawa. Perché ormai è da solo, cioè solo So. Sono 9.000, So dov'è? So è qui. So è lì, eh. Potremmo anche farlo. Potremmo anche farlo, soprattutto se il signor Hosokawa continua ad andare avanti con quella guerra. 50 punti amministrativi, sì. Non guardo neanche la prossima, va bene questo. Sì, con questi soldi per ora non ci facciamo niente. Però siamo comunque in guadagno di quasi un ducato. E a sto punto potrebbe non essere una brutta idea una guerra qua, eh. Non lo so se per i punti, onestamente, ora mi scazza già dover prendere un 100% per fare solo punti. A sto punto farei un Sengoku. Farei un Sengoku. A proposito, ecco perché siamo in bonus importante, perché giustamente non abbiamo... Magari ci esce un disciplina. Magari ci esce un disciplina e a sto punto possiamo mettere anche, ecco, costo consigliere militare. No. Modificato riserve, vabbè, prendiamo questo. Allora, Hosokawa, quanti siete? 9. 9, di cui 3 qui. Va bene, Jerry, grazie mille, buonanotte, tanto tra poco vado anch'io. Grazie mille per la compagnia e per... i consigli. Allora, So è qui, ne ha 3.000, devono sbarcare e lui è già in guerra. Sì, secondo me è un buon momento. Sengoku contro Hosokawa. Se anche noi prendiamo tutto, gli prendiamo almeno una parte. Forte 1, bene. Perché se fosse stato un forte 3 sarebbe stato malissimo. E ora vediamo cosa fanno. Vediamo soprattutto se questi 3.000 qua sbarcano oppure restano lì. Allora, è il 1457. Perché abbiamo un sacco di province occupate. Che palle. Andiamo a liberarle. Tozzi fan, andiamo indietro. Ovviamente dobbiamo fare attenzione, ma qua continuano a picchiarsi e questo per noi è molto buono. Questi sono solo 2.000 i nemici. Iniziamo a liberare le province. Province legittime, stati, certo che sì. Figurati se non li facciamo, facciamo anche full core, non abbiamo punti. No, non è vero che non abbiamo punti, sono occupate. Occupate, ma poi qui comunque dovremo anche iniziare a portarci avanti con le tech perché siamo indietrissimo. Siamo indietro con le tech perché portare avanti l'istruzione ci ha fatto perdere un sacco di tempo. Ma adesso se a Hosokawa riusciamo a rubargli un po' di terre, ci dà un bel boost in avanti. Possiamo chiamare una dieta, non me ne frega niente, vendere i titoli assolutamente no. Ancora. 15 di prestigio oppure efficienza commerciale e potere commerciale? No, ci prendiamo efficienza commerciale e potere commerciale. 0,73 con 1,58 di commercio.
1,95, vabbè, 0,4. Non è tantissimo, ma va bene. Insomma, ce lo facciamo andare bene. Ecco, Musashi ci andiamo a fare subito. Ah, a proposito, non abbiamo più i soldi, se no potenziavo anche il centro. Bene, bene, caduta la capitale di Osokawa. Osokawa, se gli prendiamo i soldi, ce ne dà un po', 150, non sono pochissimi, eh. Questi 2000, via, così liberiamo la provincia. E facciamo fuori 2000. Ne hanno 9 adesso, sempre 9. Però questi sono dell'altra guerra, di Tokugawa, sì. Stanno prendendo questo forte. Noi nel mentre li abbiamo portato via la capitale. Allora, Tokugawa vuole la pace, io col cazzo che gliela do. Abbiamo ribelli che vogliono uscire, dove? Qui. Gli usciranno, fa lo stesso. Tech militare. La Tech 5 è anche buona, eh. Impatto fanteria più 0,15. Non è male, impatto fanteria di nuovo. Però cambieremo dopo gli eserciti. Qui la guerra sarà lunga, eh? Sa che la dovremo vincere noi questa. Che mi va anche bene. A questo punto, scusami, visto che quando mi serve andare fino in fondo, stai qui, che è dove dovrebbero uscire. Escono in 7 però, non stare qui. Cambiate idea. Almeno, anche se qua non facciamo un 100%, gli prendiamo un bel po' di terre e un po' di soldi. Un altro stato. Prendiamo inflazione. Per ora non facciamo i full core perché voglio fare la tech. Anche perché la tech inizia a darci poi le idee. Quindi siamo già a tiro. Ok, allora, iniziamo l'assedio. Iniziamo l'assedio, invece voi tornate indietro. Tanto questo forte ora è diventato nostro, quindi abbiamo il vantaggio di avere un forte in difesa. Ottimo. Andiamo a prendere questa provincia. E poi punteremo una pace. Nel mentre andremo a prendere, no, Tokugawa, questi 3000 li possiamo anche lasciare. Questi qua si ribelleranno, fa lo stesso. Riforma governativa cosa ci dà? Riserve nazionali più 10, pro influenza più 10 a tutti, più o meno, che ci rompono un po' le scatole. Modificatore fiscale più 15, influenza meno 10, non male. Oppure no, mantenimento fortezze non mi interessa. Costo cavalleria assolutamente no. Stabilità meno 15, legittimità più 0,50. Allora, non è male questo. Però increase levies del privilegio. Non incrementa più l'influenza e non decresce il massimo assolutismo. Ah, bello! Increase levies è questo qui? Sicuramente. Reclutamenti aumentati è sicuramente questo. Quindi non ci leva l'assolutismo, ce ne frega poco. E non ci... non aumenta l'influenza. Ecco, quello non è male. Perché l'aumenta di 10, non è male. Potremmo anche tenere, sai? Anche perché gli altri non è che mi facciano impazzire. Però potremmo vedere, questo fa scendere i bushi di 10, eh? L'influenza dei bushi... No, è comunque questa, va bene. Sì, facciamo questo.
Facciamo questo che mi piace. Almeno in caso dovessimo poi, anzi sicuramente dovremo poi rialzare la stabilità, ci costa poco. Ora abbiamo 76%, che vuol dire che io potrei prendermi queste due province, compresa la capitale, tutto l'isolotto qui. Da questa no. Potremmo fare un bel balzo, eh. E soprattutto è tutto collegato fino a qua dietro. Non è male. Non prendiamo soldi, c'è un po' di coalizione. Un po' di coalizione mi scazza un pochino. Se no, prendiamo un po' meno. Tanto da qua poi possiamo fare rivendicazioni dappertutto. Facciamo scendere un po' questa coalizione. Ci prendiamo i soldi. Eleviamo dieci per prendere le riparazioni di guerra. Sì, va bene così. Così da lì possiamo fare rivendicazioni dappertutto. Questi li possiamo accettare? Spero di sì. Tokugawa, ci siamo già in guerra. Gli altri sono questi, ci siamo in guerra. Hosokawa è questo, quindi abbiamo tregua. Sì, sono solo in tre, dai. Va bene. Un solo in tre. Andiamo avanti, nazionalizziamo tutto. A sto punto questi li dobbiamo prendere. Anzi no, non è più Uesugi, non ci interessa adesso. Liberami la terra. Abbiamo un po' di compagnie mercenarie disponibili. Dovremmo migliorare un pochino le relazioni a sto punto. Prenderli li prenderemo, esatto, ci stiamo allargando un pochino. Paesi oltraggiati. Qui intanto possiamo fare un po' di rivendicazioni, una. Ci serviranno un po' più avanti, però durano 20 anni, secondo me 20 anni ci bastano. Bene, la terra, andiamo a liberare l'assalto sulla nostra fortezza, sulla nostra capitale. Ok, lui scappa. Scappa, e qui abbiamo sempre i nostri 7.000 che stanno, sono lì per uscire. Liberiamo questa provincia. E poi andiamo qua dietro. Penso che ci stanno rompendo le palle di continuo. Ah, merda. Ashikaga si è mangiato il nostro alleato. Malissimo. Questo potrebbe essere un piccolo problema. Neanche troppo piccolo, forse. Allora, facciamo un generale, via. Bello, 3 di assedio, ottimo. 3 di assedio, ottimo. Così questo assedio va veloce. Ora, liberiamo la provincia. Miglioriamo le truppe. Mettiamo quello con più morale. 5 di legittimità e 5 di prestigio per ducati, oppure perdiamo 5 di legittimità e prestigio. Ma allora, perdiamoli. Ne guadagniamo 2 all'anno. La corruzione sale ancora. Sale ancora. Però noi ora possiamo... 106 punti è un po' tanto. Vediamo di liberare questa provincia ancora. Possiamo fare la tech. Oh, ottimo. E ora dovremo spingere su quella amministrativa. Comandante ci ha lasciato. Facciamone subito uno nuovo. Sono già morti entrambi. È già morto sia Tozifan che anche il comandante che ci aveva dato
Sinombre. Praticamente si è rimasti solo noi in sta guerra perché il nostro alleato è stato pappato. Yamana dichiara guerra a Hosokawa. Ecco, Yamana diventerà la nuova forza del sud del Giappone. Deve cadere sto forte qui. Caduto questo, possiamo iniziare a far punti. Buono. Andiamo indietro. Oh. Caduto. Infatti un 34% l'abbiamo già fatto. Ora picchiamo questi 3000. Perdiamo una Kai e lo prendiamo a Kozuke, che è la capitale. Sì. Quindi migra uno di sviluppo. Sì, perché il morale degli eserciti meno 10 non lo voglio avere. Dai. Ok, presa la provincia, assaltiamo questi qua. E ti seguiamo a ruota, visto che arrivano anche gli altri tre. Siamo di più, siamo leggermente più forti, non abbiamo almeno uno. E abbiamo un generale migliore. Infatti abbiamo vinto. Guadagniamo ducati. No, perdiamo prestigio perché non voglio perdere punti. Mettiamo insieme. Anzi, li dividiamo a metà di nuovo. Via. Liberiamo le province. Possiamo mandar via a quel paese l'altro. 7 giorni per avere il diplomatico. L'alleato se ne va? No, non se ne va. Però lui ci darebbe una pace abbastanza ridicola. Guarda che sfiga. Sfiga, andiamo subito a supportare. Se la giocano ugualmente, però forse perdevano alla fine. Forse perdevano. Riserve ne abbiamo per ora, per fortuna. Però arriva un momento di ribelli, quindi è meglio tenerci un po' tranquilli. Questa guerra. Però questo non ce lo dai perché giustamente è un'annessione totale. Non ce lo dai per quanto? Non molto. Durata della guerra, basta. Quindi in realtà ci basta aspettare. Ci basta aspettare per poterla prendere ugualmente. Quando è iniziata la guerra? 57, oggi è il 60. 2 anni non voglio aspettarli. Speriamo di chiuderla ben prima. Allora, 7000. Tostini, ma li recuperiamo questi. Iniziamo a far fuori i primi 7, anzi aspettiamo un me... Ah, è andata. Ok, loro hanno tanti cavalli e poco morale. Dai, dai che siamo pochissimi, ottimo. Ora dobbiamo recuperare un bel po' di uomini. Efficienza commerciale perdendo mercantilismo? No, preferisco prendere mercantilismo. Lo so, dobbiamo cercare sì di non chiuderci troppo. Questo che territorio è? Praterie, va bene, prima che ce lo prendano. Consolidiamo. Consolidiamo visto che è passato il mese. 9000 riserve. Ma poi ci serviranno... Anzi, a proposito, ne potremmo approfittare. Quanto abbiamo? 3 di spazio. E se prendessimo i mercenari, questi sono... cavolo, tante. 7. 7. È una di quelle che costa meno, sì, perché è una gran compagnia. 4.000, però questi non costano meno, quindi non ne vale granché la pena. 7 sono un po' troppi. 4...
4.000 fanti potrebbero servirci, ci costano neanche un ducato al mese, ci permetterebbero di risparmiare parecchio manpower. Intanto recuperiamone un po'. Stanchezza di guerra che sale, perdiamo prestigio. Non ci dai ancora la... Ah no, adesso non ce la dai di brutto anche. Allora, mi sa che sta provincia la prenderemo poi. Mi sa che comunque era una guerra che aveva dichiarato il nostro alleato. Senti, dacci saccheggio, transfer trade, soldi. Anzi, invece dei soldi, riparazioni di guerra ce li dai? Sì. Facciamo così. E poi si dichiarerà di nuovo dopo, perché era una guerra già sbagliata di partenza. E ora dobbiamo prendere questi 7.000 qua. Quindi prima recuperiamo un po' di forze e poi andiamo a saltare i nostri... Questi ribelli qua. Abbiamo altri ribelli? Sì. Ugo, Shima, sono qua sopra. Poi anche qua sotto Akai. E quasi quasi questo da 4 lo potremo anche prendere. 0,84, andremo leggermente sotto. Ma ci darebbe una grossa mano a risparmiare manpower, sì. 4.000 fanti. 4.000 fanti li facciamo. Non sono granché, ma ci aiutano. Diamo anche a loro un generale. Facciamo prendere ovviamente un po' di morale. Poi saltiamo intanto questi 7 e poi anche i 7 qua sopra Ugo. Autonomia 14, bene, bene, sta scendendo. A Chicago, se tu quanti ne hai ora? 42.000 in totale, sono ancora tantissimi loro. Chiba sarà il nostro prossimo rivale, il 62, gennaio 62. Appena finiamo questa storia dei ribelli. Allora, guadagniamo ducati o prestigio? Guadagniamo ducati. Quindi prima i 4.000 e poi a ruota... Noi quel generale migliore, con le truppe migliori. Tendo presente che ora ovviamente ci costa tanto anche il rinforzo delle truppe. Perfetto. Ora prendiamo queste e le portiamo via. Il rinforzo ci costa un ducato 31, sarà saremo in grande positivo. Allora, qua abbiamo già la rivendicazione, la tregua scade più avanti, qui non si può per ora perché non c'è più il forte, non se lo poteva permettere evidentemente, reti di spionaggio. Ok, ora andiamo a prendere... Ugo, poi aspettiamo che si qua tornino indietro perché non vorrei passare. Quella pallina gialla non ti irrita? Un pochettino sì, ma abbiamo una tregua per ora, quindi non possiamo attaccarli. Che scade gennaio 65, quindi nel 65 li potremo attaccare. Però per ora no. Sono 14.000 di Ashikaga, non è che per caso Ashikaga ci dà una mano, no, eh? No, devo smettere di fare full core, dobbiamo farla tech, mannaggia me. Dobbiamo farla tech. Dove vanno? A Ugo, ottimo. Ugo, ci siamo già, quando ci vanno? Il 4 novembre 61. Ottimo, anzi, pronti, eh.
eccoli qua. Presi. Andiamo a fare lo staterello. Interfull core. Mandiamo loro a recuperare la provincia. Voi, niente. Voi ad aspettare. Allora. Questo aspettiamo. Siamo arrivati a zero intanto, così scendiamo con la corruzione lentamente. Guadagniamo un ducato e 12. Ottimo, possiamo fare un size land, vediamo. 49 e 06, aspettiamo 5 mesi così lo facciamo senza ribelli. Stato. E ora iniziamo a guadagnare anche qualcosina in più. E dal commercio quanto guadagniamo? 3 ducati e 24. Questa tregua per ora, vero? Sì. Fino al 71, avantissimo. 9000, ecco, questo dobbiamo attaccarli un po' tutti. 9000 inizia a essere un buon numero. Non c'è niente di interessante. Allora, possiamo rimborsare i prestiti, però sono quelli degli estati, quindi estendiamoli tutti. Estendiamoli tutti, torniamo indietro. Abbiamo altre ribellioni imminenti. Qui, oppure Kai. Kai, andiamo da Kai perché siamo già al 90%.